Protestano i vigili del fuoco dell'USB davanti alla prefettura di Catania. Le rivendicazioni nel servizio di Sara Donzuso. Gestione emergenze, carenza personale e mezzi, assunzioni, riclassificazioni delle sedie e poi ancora i pagamenti arretrati, la tutela sanitaria e lo screening per i vigili del fuoco, riconoscimento alle malattie professionali e fondi straordinari per manutenzione e attrezzature. Queste le richieste messe nero su bianco e consegnate questa mattina in prefettura a Catania da alcuni rappresentanti USB Vigili del Fuoco. Un sit-in proprio davanti alla sede della prefettura. Chi tace è complice, è stato ribadito questa mattina. Non è assolutamente andato bene nulla durante l'emergenza perché le squadre erano poche, anche se poi sono stati raddoppiati i turni, qualche giorno dopo sono arrivate le sezioni operative dalle altre regioni. Le problematiche rimangono, i vigili del fuoco sono stremati nel nostro territorio, dopo gli incendi arriveranno i nubifragi, arriveranno altre microemergenze, sempre con lo stesso personale, anche se sono state fatte 1.800 assunzioni, nel territorio siciliano arriveranno una piccola parte che non colmeranno mai le carenze di organico che abbiamo, che sono oltre 300 in tutto il territorio. Abbiamo chiesto la riclassificazione delle sedi, un intervento straordinario per ripristinare le nostre sedi di servizio che sono fatiscenti. Mezzi all'avanguardia, ma con non troppa tecnologia. Rimangono le officine perché, se non vengono pagati diciamo, le riparazioni, ovviamente rimangono lì nel dimenticatoio e noi come Vigili del Fuoco ovviamente andiamo in criticità. L'assessore